Buonasera ragazzi, siamo tornati qui con il nostro appuntamento del venerdì sera, ovvero Arena Napoletana. Oggi siamo con tantissimi ospiti, vi vado a presentare il nostro co-conduttore, ovvero Rocco. Buonasera Buonasera, ragazzi, buonasera. No, buonasera. Buonasera Rocco, Ando, continua buonasera tu a Massimo. presentare, va. Buonasera Rocco. Ragazzi, buonasera. Rocco, oggi abbiamo una sorpresa, giusto Rocco? Abbiamo una. Sì, va. Vai, dici tu, vai. No, vado, Ragazzi, abbiamo una nuova sigla che adesso vi facciamo ascoltare e dopo vi presentiamo il creatore di questa nuova sigla di Arena Sportiva. Adesso ve la faccio ascoltare, mi raccomando, ragazzi. N081 Fatti da parte, scriviamo la storia. Devoto apparteno, ben poco la gloria. Quattro giornate per la libertà, la forza di un popolo me mollerà. Mi figlio è Totò, co solo un fronte. Principe in Napoli, sa tutto mondo. Frate in saccio, perché in secca. Se leggenda lo giù, un po' giù di conti. Il mondo è paese, ma Napoli è Napoli. Sente sta voce, se l'anno me l'hanno. E tutte guadione che già piccirilla. Sanno imparate che non hanno venito. Chiamaci, signor tuo numero. NA081, l'azzurro nel sangue, un sogno nel cuore. Napoli City, sempre campione. Non ha mai visto Maradona, però si mena di qua. Noi siamo in Napoli, noi siamo in Napoli. Chi vende la strada costretta a fora, sento sta voce che canta e che suona. Noi siamo in Napoli, Napoli, na na. Ecco. Ragazzi, e dopo questa magnifica sigla vi presentiamo il cantante, cioè il cima cantante, più un cantante in amica, anzi più è una bandiera di Napoli. Okay. Presento Francesco. Buonasera a tutti, ragazzi, Forza Napoli e noi siamo Napoli. Ricambio un amico, così mi ha definito Rocco, un fratello come Rocco e Forza Napoli. Voglio, buonasera. Sempre, sempre benvenuto. Francesco, ma una domanda, ma dove è uscita questa cosa? Perché è troppo bella. Dove è uscita questa cosa? È bellissima. Allora, Rocco, solo a sentirla ogni volta ti giuro, mi viene la pelle d'oca, mi è uscita dall'anima. A me è un rapporto viscerale con Napoli e il Napoli. Quando l'ho scritta, ma di botto mi è venuta perché me lo sentivo dentro. Per me essere napoletano, un senso di appartenenza, era un orgoglio per me essere napoletano. E penso che in questa canzone si evince chiaramente tutta la passione e l'amore che ho per Napoli, e penso che accomuna un po' tutti quanti. Francesco, noi ti ringraziamo che l'hai resa la sigla di Arena Sportiva Arena Partenopea. Cioè, per noi è un onore perché, ti ripeto, oltre ad essere un fratello, sei un grande amico e già che hai fatto una cosa del genere, hai dedicato un tuo pezzo scritto con il cuore e l'hai dedicato ad Arena Sportiva Napoletana, Partenopea, ci fa solo un grande onore. E sai che grazie a che ti voglio sempre bene e per 100 anni spero che vivamente questo pezzo spaccherà di brutto. Perché già a sentirla va impostato come suoneria, almeno mi danno la data netta. Speriamo, speriamo, Rocco, speriamo, aiuto. Speriamo. Beh, Poi dopo, se vogliamo farla riascoltare, se qualcuno non ti non ha avuto preoccupare, modo, mi fa piacere. sono convinto che in chat ci saranno tantissime domande. Va boh, tu sei libero di rispondere o meno, va boh. Quando Certo. presenta tu vai. Allora, Rocco, dalla settimana scorsa è ritornato il nostro simpaticissimo, ragazzo, amico, ovvero Nicola. Buonasera, Nicola. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Dico, Buonasera, Nico. Bentornato. pensavo che questa settimana è stata un po' terribile per te. È stata una settimana turbolenta su tutti i punti di vista, però posso dire una cosa quanto riguardo questa canzone? Questa canzone veramente è una cosa emozionante, sai perché? Perché da tutte le canzoni che ho sentito, ci sono stato, eccetera, eccetera, questa qua ha citato una cosa che parla di noi, che non abbiamo visto Maradona, che non abbiamo visto il tricolore, eccetera, eccetera, è una cosa
una canzone dedicata a tutti noi, che saremmo 30 anni, siamo russi, ma esatto, piccolini di questa emozione, quindi onore a te che hai scritto questa canzone, onore veramente a te. Grazie Nick, volevo aggiungere una piccola cosa, questa canzone l'ho scritta in tempi non sospetti, quindi non è recente, questa canzone l'ho scritta 4 anni fa, quindi questo ti fa capire ancora di più quanto amo Napoli. Da poco, però i tuoi occhi parlano, quando uno è innamorato della città di Napoli, si vede, la dimostrazione più bella è proprio una canzone, poi regalata anche a questi amici. È una cosa generosa, sono senza parole, veramente, sono senza parole. Grazie. Perché viviamo in un mondo dove tutte queste cose non esistono, questo non è scontato quello che hai fatto, ti fa onore. Grazie, grazie. Poi invece, con un altro ospite, con il nostro fedelissimo amico, ovvero Armando, buonasera Armando, il nostro buonasera, fedelissimo di Arena Sportiva, anche lui. Buonasera a tutti, e Francesco, ciao Armando, i miei complimenti. Grazie, amore. Dopo la voglio su tutti i social. Sì, presto sarà su tutti i social. Allora, non condividetela, non fatela ancora, perché Francesco, non so come burocraticamente, non può ancora condividere. Sì, ok, e la spariamo sui social. Dobbiamo aspettare un tuo ok per spararla. Sì, sì, Rocchino, io penso che se non è il prossimo fine settimana, quello successivo. Dipende sempre da anche da Spotify, insomma, quando che mi dà l'ok. Francesco ci ha dato solo un'anteprima, questo anteprima l'ha tagliato solo per l'arena partenopea. Poi la canzone originale io l'ho ascoltata e devo dire una cosa, uffido un gol, aggiù il freddo addosso, non ci sono voci in capitolo, cioè per me ha superato anche quella di Clementi, bacia l'anima totuli, va bene ustesi. Però questa è scritta, non è remixata. Questo sì, è d'accordo. Mancava una canzone così viscerale dedicata a Napoli nella musica contemporanea, moderna. Perché poi ci sono grandi pezzi. No, è orecchiabile, quei parole che stanno dentro, che le poche abbiamo sentite. Quando entrano i partenopei la facciamo ascoltare anche a loro. Boh. Va benissimo, sì, fa piacere. Comunque, Rocco, vai, prima di iniziare a parlare del nostro amato Napoli, vorrei andare a salutare un attimo un po' la chat, che li vedo molto attivi oggi. Ci scrive Doc, ci scrive buonasera, giusto per la sigla, poi ci scrive il bomber nell'azzurro, buonasera, poi ti fanno i complimenti, Checco, complimenti per la canzone, sei bravissimo, mega sato. Grazie. Poi ti chiedono, come ha detto prima Rocco, quando esci su Spotify? Ragazzi, penso fine settimana prossima o quella successiva. Poi vi tengo aggiornati anche io. Poi Balex scrive, ciao ragazzi, complimenti a Francesco. Grazie, bro. Poi Cuore Azzurro, buonasera a tutti. Poi un saluto alla nostra Gaia, buonasera Gaia. Buonasera a tutti. E questo qui, ragazzi, per il momento dalla chat. Ora Zu, hai sentito la sigla? Hai sentito? Dopo la facciamo riascoltare. Pelle d'oca, va giù. Ragazzi, pelle mi raccomando, d'oca. Rimanete sintonizzati su questo canale Twitch, mi raccomando, ragazzuoli. E andò, vogliamo ricordare un po' come si fa l'abbonamento. Come si fa l'abbonamento? Subito, Rocco. Vai, Visto che ci siamo, approfittiamoci, ragazzi, dai. Sei stanco della pubblicità che interrompe la live? È semplicissimo, basterà che ti abbia il canale. Ti ricordo che con Amazon Prime è totalmente gratuito farlo. Per saperne di più basterà scrivere in chat punto esclamativo Prime e punto esclamativo Sub. Mi raccomando, se volete sostenerci, fatelo subito. Esatto, ragazzi, mi raccomando, fate come ha detto Gaia. Grazie per il follower. Mi raccomando. Comunque, Gaia me lo spiega sempre ogni volta come si fa, però io non lo so, ragazzi, sono che non ci arrivo, ma non capisco come si fa l'abbonamento. Fa delle lezioni private, casomai. Allora, si può chiedere. Francesco, ci dissociamo dalla tua napoletanità. Grazie ci per dissociamo fare. Perché sempre su Zeus, sempre non è vero. No. Gli spiegherà, anzi guarda, il nostro amico Doc, molto gentile,
su Twitch ha spiegato come si fa la sub con Prime oppure a pagamento. Con Prime è gratis, è semplice il passaggio. Giovanin, dopo rimettiamo lui e facciamo e vediamo. Sì, ma comunque volevo ringraziare per il follow a DG, siamo a 19 Real, trattino basso Real, e scrive: ciao ragazzi, un saluto particolare a Francesco che vi... Buonasera, buonasera, e un abbraccio. Un saluto a Bernadette Santi. Bernadette De Santi. Ok. E come ci ripete di Modoc, per chi Amazon Prime la sub è gratuita su Twitch. Comunque ti salutano qua, un saluto al grande Yam Guayu e a Rocco. Dai ragazzi, adesso è tempo di parlare del nostro amato Napoli. Io partirei, Rocco, se sei d'accordo con me, dalla partita di Verona. Vai, ti lascio a te la parola. Vai. Allora, Napoli-Verona. Napoli-Verona, una partita che è stata, per me, è stata una tragedia. È stata una tragedia. Cioè, abbiamo creato tantissimo, però abbiamo finalizzato pochissimo. Cioè, non abbiamo calciato in porta. Sta cosa qua, secondo voi, è un male per il Napoli? Cioè, senza Osimhen, noi siamo davvero così scarsi in attacco? Vai, Franci. Allora, no. Per me no. Forse in questo periodo sì. Però no, perché abbiamo dimostrato in 6-7 partite in campionato che potevamo fare a meno di Osimhen, e abbiamo giocato un gran calcio, abbiamo segnato anche tanti gol. Il problema è che i ragazzi hanno dato tutto, secondo me, ed è un momento in cui l'unico rispetto agli altri che atleticamente è messo meglio, secondo me, proprio perché per sua dote personale, è Osimhen, che adesso è imprescindibile. Perché ragazzi, rispetto agli altri, ha quel quid in più atleticamente parlando. Quindi secondo me in questa fase del campionato sì. Andarma? Scarsi no, come ha detto Francesco, anche con l'assenza di Osimhen, comunque l'abbiamo dimostrato in campo. Però ho la paura che il famosissimo calo che doveva arrivare è arrivato. Io spero che con questa uscita dalla Champions mettono la testa a posto e si riprendano anche fisicamente, lo spero. Nico, tu che sei un tipo molto pacevole, cioè nel senso che fai pace tutto quanto, va bene a tutto quanto, ti sei arrabbiato un po' in questa partita? Verona sì, perché comunque si sentiva la mancanza di attaccante. Purtroppo abbiamo Raspadori che ancora non sta in forma, l'ha detto anche lui. Però detto questo, no, non è che secondo me ha dimostrato proprio di stare proprio sulle gambe. Purtroppo sono che stiamo vivendo un momento un po' di stanchezza. Ci sta. Un secondo, ragazzi, evento storico. Se fate la sub, vedremo Gaia con la maglietta del Napoli. E si facita la sub, maglietta Napoli ci ha regalì. Rocco, io la voglio fare, però ti ho detto, o me lo ripete di nuovo, cerco di stare più attento, oppure... No. Però, allora, tu ti distrai molto, sì. Tu ti distrai molto, tu non ascolti le parole. No, ma secondo me... È una bella figura, però metti la mano davanti, è una bella ragazza, lo sappiamo, mettila e ascolta. Secondo me la prossima volta prova a mandare solo il vocale. Vabbè, oppure un testo scritto. Non hai poteri, perché Gaia ogni 50 minuti fa parte Ovidi, allora non hai poteri, capito? Vabbè, allora mi giro dopo, gli do gli occhi, vedi? Babbo, vai Nico, continua. E quindi stiamo dicendo che praticamente, secondo me, non è proprio un Napoli chissà in quante cali. Il calo ci sta, però che la partita, l'ho detto, è stata importante perché il ritorno dei tifosi e poi il ritorno di Osimhen, che mo lo sarà prima tutte le altre partite che restano. Detto questo, è un pareggio che non fa male, è andata così, ma abbiamo archiviato e siamo andati avanti. Poi ho ragione, avanti che succede. Ma secondo voi, no, questo pareggio è più un male o un bene verso il tricolore? Concordo con quello che ha scritto Armando, però non si riesce a vedere, però concordo. Vai, Franci.
Facciamoci da tempo. Allora, ragazzi, se apriamo. Se parliamo. Io sono molto combattuto su questa cosa. Se apriamo una lite tra il presente e il passato, rischiamo di perdere il futuro. Pertanto, per citare una famosissima frase di Winston Churchill, quindi secondo me il Napoli adesso deve solamente concentrarsi sul presente. Perché secondo me contro la partita contro il Verona è stata figlia di un appannamento mentale, nel senso che il Napoli secondo me era concentrato, avendo tutti quei punti di vantaggio dalla seconda, era concentrato sulla sfida di Champions e per me si è visto perché i ragazzi sono partiti a sprombattuto da subito. Poi si sono demoralizzati probabilmente perché non sono riusciti a trovare il gol. Quindi secondo me, ritornando pure alla partita del Verona, è stata anche figlia di questo, non solo per l'assenza di Osimhen. Secondo me il Napoli deve pensare adesso al suo unico obiettivo. È il figlio di ADL? Il bombolo, io! Armando, Armando! No, no, un sacco di no, ho detto, io spero che non è un allarme, ma che questi pareggi, queste sconfitte, questa uscita spronano la squadra. Come ha detto Francesco, ma pensano solo al campionato e a fare questi punti che occorrono per arrivare al sogno. Io spero che questi 15 punti della Juve siano un po' di adrenalina per il Napoli. Sentirsi un po'. Nico, va, ma scusa, pensavo che No, no. avevo concluso. Vai, vai, Nico, tu Nico. questo punto è un punto a favore o sono dei punti persi? Ragazzi, mo fanno un ragionamento. Semplifichiamo. Calcoliamo che il Napoli comunque nella sua storia ha fatto tantissime partite così e l'abbiamo persa all'ultimo minuto col Cagliari, eccetera, eccetera. Quel ragazzo del Verona che è arrivato sotto porta l'ha buttata fuori, quindi per me è un punto importantissimo, perché là è pure un ragazzo che segna, no? Quello del Verona che arriva sotto la porta, come si chiama? Sì. Quindi per me è un punto preso e anzi Ok. un tassello importante per lo scudetto. Però quello che voglio dire, il Napoli all'inizio campionato, anche a metà campionato, non avrebbe mai corso un pericolo così far trovare un giocatore davanti al portiere. Cioè, vedo lucidità un po' spenta, un po' offuscata e non vedo più la brillantezza di una volta, cioè noi sbagliamo sempre l'ultimo passaggio, sembriamo il Napoli di Mazzarri, qua giù, facciateci caso, però l'unica differenza è che contro gli scontri diretti, contro le big, il Napoli di Mazzarri vinceva sempre. No, è proprio il famoso il calo è arrivato perché si vede che non arrivano alla conclusione perché non ce la fanno più. Il famoso calo, diciamo che è arrivato. Sperando che lo interrompano subito, però, non che prosegue questo. Fortuna fortunata mentre è arrivato, però ci siamo 14 punti di vantaggio della Lazio. Mancano tre vittorie anche coloro, quindi è arrivato il momento giusto. Fortuna. Possiamo gestire. Oh no, Arma. È stata la nostra fortuna questa. Ma io penso che raga, il calo prima o poi deve arrivare. E se questo è un calo, comunque giochiamo, immaginiamo il gioco. Non è che voglio dire, se questo è un calo, io ho detto un momento di Un calo appannamento. resta comunque un grande Napoli adesso. Sì, assolutamente. Un momento di appannamento, però ci possono stare delle partite Esatto. così, specialmente raga, ne mancano 7 alla fine. Cioè, voglio dire, arrivare in queste condizioni è un miracolo. Fortunatamente a livello di infortuni anche fisicamente, a parte la parentesi che avevamo con Osimhen a inizio campionato, per il resto hanno mantenuto tutti. Probabilmente adesso si inizia a vedere come Politano, Mario Rui, i primi segnali, però meglio Ragazzi, un adesso che prima. momento, stanno entrando. Aspetta, ancora non è il momento, però stanno entrando altri ospiti. Vai, Francesco, scusami, continua. No, stavo dicendo meglio adesso che diciamo durante il campionato, questi momenti di appannamento, perché là abbiamo viaggiato a mille.
Ragazzi, buonasera, vi presento i partner. Vabbè, sono conosciuti perché già la settimana scorsa sono stati presenti, sono stati grandissimi e vi ripresento di nuovo i partenopei Ciro e Rosa. Buonasera ragazzi e Buonasera. forza Napoli. Buonasera. Buonasera ragazzi, ciao Ciro, ciao Allora, stasera abbiamo una sorpresa, diciamo, una sorpresa. L'abbiamo già ascoltata prima. Francesco ci ha omaggiato di una sigla. Ci ha fatto una sigla per noi, Arena Sportiva. Veramente, già è già una canzone della sua, già una canzone della sua, una canzone sua, però ha omaggiato uno spezzone ad Arena Sportiva. Spero che Valex sia presente e la faccia partire. Momento imbarazzante. 3, 2, 1. Ancora da partire. Vabbè, dopo la facciamo risentire Hai imparato un balletto. Sì, e poi diciamo ancora come si fa la sub. Vabbè, i partenopei stavamo parlando di questo punto racimolato contro il Verona. Voi come avete visto il Napoli? Allora, secondo me il Napoli attualmente sta passando un momento un po' particolare, sia fisicamente che mentalmente. La botta l'abbiamo presa tutti per quanto riguarda la Champions League, siamo rammaricati per la situazione, però andiamo avanti e testa al campionato. Dobbiamo pensare solo quello per adesso. Sappiamo che la Champions League abbiamo provato a fare una cosa molto Il importante, campionato sì. Sì, del campionato, sì, però diciamo che stiamo pensando solo a quello per adesso, quindi per me dobbiamo rimboccarci le maniche e ritornare al trotto come prima. Allora, io penso che, visto che la partita con il Verona, come si è giocata prima della partita in Champions contro il Milan, l'ho vista una partita di contenimento, più che altro. E voi come Poi, vedete questo punto? Questo punto come lo vedete? Un punto recuperato o due punti persi? io penso 2 punti persi. Per 2 punti persi per me, perché sinceramente potevamo fare di più, però sapevamo che la partita prossima avevamo un match importante e ci può stare che stavamo un po', diciamo, sottotono, diciamo così. Per me è un punto Invece guadagnato per il passato, per come, vabbè, il Napoli attuale, anche se ha fatto degli scivoloni nelle ultime partite, non è come il Napoli passato, però ricordiamoci che le squadre come Verona sono sempre state la bestia nera dei Napoli, quindi per me è un punto guadagnato, si poteva pure perdere perché mi sarà messa la partita. Allora, in chat dicono Rocco, voglio risentire la sigla. Vai, vai, fa partire sta sigla. Avremmo sentito pure un ucciso. N081 Napala, noi si mena da parte scriviamo la storia, devoto a Partenope invoco la gloria. 4 giornate per la libertà, la forza di un popolo me mollerà. Mi figlio è Totò, co solo un fronte, principe di Napoli, lo sa tutto mondo. Fratello saggio, perché in secca, se leggenda l'occhio un po' giudicando. Il mondo è paese, ma Napoli è Napoli, sento sta voce se l'anno l'anno. E tutte guadagnano che già piccirilla, sanno imparate che non hanno venito. Chiamaci, signor Tonumbo, NA081, l'azzurro nel sangue, un sogno nel cuore. Napoli City, sempre campione. Non abbiamo visto Maradona, però siamo nati qua. Noi siamo Napoli, noi siamo Napoli. Chi prende la strada costretta a fora, sento sta voce che canta e che suona. Noi siamo Napoli, ragazzi, ascoltate bene sta cosa, che poi Francesco vi spiega tutto, perché ho letto dalla chat, complimenti Francesco, adesso la metto come cellulare, come suoneria del cellulare. Francesco, spiega un po' la benissimo. situazione. Allora ragazzi, com'è nata questa canzone? Questa canzone non l'ho scritta adesso, anzi in tempi non sospetti, 4 anni fa.
dove volevo dare, diciamo, sfogo al mio essere napoletano, a quello che provavo per la città e per la squadra di Napoli. E volevo, siccome noi abbiamo toccato con i 91 punti l'anno di Sarri quel sogno, ci fu subito una brutta batosta per noi che non abbiamo visto purtroppo lo scudetto del Napoli di Maradona. Quindi subito dopo quella stagione, diciamo, mi sono sentito di esternare tutto quello che provavo e che avevo dentro di me. Quindi questa canzone è dedicata soprattutto a coloro che non hanno mai visto lo scudetto Bisogna del dire che Napoli e tu sappiamo cosa elenchi, significa. bisogna dire che tu nella canzone, in questa piccola parte, elenchi quattro, fai 4-5 citazioni a personaggi famosi, Sì. personaggi importanti di Napoli. Hai citato anche le 4 giornate di Napoli. Le Sì. 4 giornate di Napoli, fai vedere la scena che un bambino butta la Granata. granata Sì, per la essere granata. inciampata. È una Sì. scena bellissima e tristissima nello stesso momento. E diciamo che Napoli, perché faccio questo esempio, la grandezza di Napoli, perché noi il popolo napoletano siamo attaccati alla nostra terra, che poi mi racconto pure Francesco, perché noi in 4 giornate siamo stati capaci di vincere la guerra, cioè noi abbiamo buttato i tedeschi fuori da Napoli. Voglio, Sì, questa è storia, da soli, è questa è storia. storia, per questo noi siamo legati alla nostra terra. L'altra gente, è un altro pezzo che dice Francesco, tu non ci puoi capire perché ci puoi capire? Perché non hai vissuto, non hai mai vissuto a Napoli e non sai cosa vuol dire. Ma Francesco, scusi che del genere, però perché No, però no, Rocco, hai detto nella delle cose canzone mi esce proprio importantissime. dall'anima. Allora, il discorso è che, sai, io avevo mio nonno napoletanissimo, la faccia all'anima sua. Mi ha lasciato, ci ha lasciato all'età di 94 anni. Lui è un tifosissimo del Napoli, ha vissuto anche il periodo della guerra e quindi anche frutto di varie storie che mi ha sempre raccontato lui di quando era ragazzino e stava a Napoli nel periodo della guerra. Quindi diciamo che questa cosa, l'essere napoletano, cioè, scorre nella mia vena in maniera molto sentita e viscerale. Quindi questa canzone, guarda, ogni volta che la sento può sembrare, una cosa è raccontarlo, è una cosa a provarlo, cioè sono sensazioni assurde, pazzesche. Allora, dopo su scudo di Francesco, perché è uno scudo, sta canzone, ci manda la poca mole, dobbiamo parlare di quella famosa partita di mercoledì. Adieu. Ma parlare stasera. Purtroppo è stata una settimana un po' nera. E io ero allo stadio con Francesco. Sfortunatamente abbiamo imbeccato anche alcuni famosi di Napoli che ci rappresentano, e non dico che marcavano a PES, ma quasi, cioè sono messo tutta la partita dietro di me dal collo, di chi si sbaglia un rigore, così e così. Allora, purtroppo, aspetta, Armando, purtroppo, ragazzi, quelli lì che dovrebbero su TikTok avere più visibilità non sono quelli più seri, come per esempio Nicola, che sta crescendo anche lui tantissimo e spero che arriva non a quei livelli, ma di più, perché bisogna parlare anche, bisogna anche far arrivare virali le persone che ne capiscono di calcio, che sono obiettivi, ok? Perché abbiamo fatto brutte figure, addirittura i tifosi del Milan, i giocatori del Milan, poi a dei famosissimi TikToker hanno risposto con delle foto e dei video. Non so se sapete a cosa mi riferisco, Sì, però però non se facciamo passiamo per nomi. gli Zimbelli, non facciamo nomi, faccio, però Sì. vabbè, dai. No, rifacciamo, perché sennò gli diamo solo pubblicità. Vabbè, ma ormai, figurati, sono Ben ovunque. ritornato, Antonio, ben ritornato. Ciao Antonio. Ciao Antonio.
Allora, Ando, stavamo parlando un po' di. Abbiamo iniziato a parlare un po' di quella. Vuoi dire prima qualcosa sul Chievo, su Verona, oppure possiamo parlare già del Milan? Vabbè, ma se Perché noi adesso stavamo parlando del Milan. vabbè, non vorrei ritornare indietro, insomma, per Ok, prolungare perfetto. l'argomento, quindi Perfetto, possiamo perfetto. parlare. Allora, Vai, vai. stava parlando Francesco riguardando quella partita. Poi facciamo il giro così dai Partenopei, Armando e Nicola. Va bene, va bene. Vabbè, Rocco, voglio chiudere, non voglio rubare troppo tempo, poi No, casomai fa ti che le tu sei un prendo la padrone, tu parola. sei un padrone, ma cioè, tu No, siete calato, no, no, no. che la sigla, che tu puoi stare pure a te corno. E lo voglio dire, ragazzi, Tutti. se la canzone gira, Va. ci sarà bisogno di fare il video. Tutto nella sportiva del videoclip. Come minimo. Grande, grande. Ah, poi. Se vi va, mi farebbe piacere. Oltre i complimenti a Francesco, voglio fare i complimenti ai Partenopei e Nicola, che questa settimana, appena entrati, hanno spammato il canale ovunque, ovunque, va giù. Allora, noi non chiediamo niente alla gente di fare qualcosa, però quando la gente lo fa con cuore, deve essere premiato. Io premio i Partenopei e Nicola, che sta settimana qua, si sono messi a disposizione di tutto. Poi Armando è inutile che ho premio, perché Armando tutti i sera sta con me e non è cosa, mangi pure la casa mia. Vai, Francesco, vuoi continuare a dire qualcosa oppure passiamo ai Partenopei? Però facciamo parlare i partenopei che sono entrati anche più tardi, quindi prego. Allora, secondo me bisogna fare prima dei complimenti a Francesco, perché ha fatto un pezzo veramente importante e ha ragione Francesco, che a volte vengono esaltati e messi davanti dei personaggi un po', diciamo, particolari e non vengono dato spazio a ragazzi come te, diciamo, ragazzi veramente che hanno la passione nel cuore e portano Grazie. avanti la nostra passione del calcio Napoli. Quindi davvero, davvero sinceri complimenti per il pezzo. Quindi, poi Grazie amico, di cuore. ritornando ovviamente, che sei anche bravo, Oh, bravo, bravo, bravo. sei Un bel la pezzo. voce, Grazie, è veramente ascoltabile, ce la ringrazio. fai. E Talmente bravo che poi pugliavo al Suri, mi dissocio. Pensiamo all'iscrizione a Bonaventi noi. un'altra cosa, Nicola, che ogni volta che fa le live, a parte, diciamo, lui entra nelle nostre, noi entriamo nelle sue, ci facciamo sempre da supporto e andiamo sempre avanti così. E poi è un ragazzo che veramente quando parla dice le cose come stanno, obiettivi come maggior parte di tutti quanti. Bravo Nicola, Ok, perché torniamo sulla partita. allora, sulla partita di mercoledì vuoi parlare? Sì, che le stiamo parlando, che l'urore molle che ti dico che ci fa Pensavo trovare. che lei aveva Verona ancora, però No, per no. dire quello di mercoledì, secondo me martedì secondo me Martedì. lì è prevalsa un po' di esperienza europea per quanto riguarda il Milan, però siamo stati sfortunati su degli episodi e non voglio, diciamo, andare oltre a No, no, guarda, parlare vai di oltre, non ti preoccupare. andare oltre. Sì, Allora, no, no, secondo avanti. me, no, perché non voglio parlare diciamo, delle solite, non voglio affidare sempre coppa agli arbitri, non voglio affidare coppa, diciamo, malafede su questi episodi, È però voglio dire un tuo pensiero ci il sta mio mettendo a pensiero. pace, per dire qualsiasi cosa. Sì, ma sono convinto di quello che dico. Per me, il Napoli meritava, come abbiamo impostato il gioco sia a Milano che a Napoli, a meno di passare il turno, secondo me. Anche se il Milan sapevamo che faceva una partita difensiva e poi andava, diciamo, di contropiede. Però purtroppo siamo stati sfortunati, punto e basta, perché gli episodi ci hanno dato contro alla cosa. E secondo me un Napoli poteva fare anche di più. Siamo stati delusi, rammaricati, ma non voglio dire che, cioè, non è il nostro obiettivo vincere la Champions, però secondo me potremmo fare qualcosa in più. Rosa, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì. Allora, Si ti fa non è che piacere, Rosa? ah? Si ti fa piacere? No, sì, perché ne ho parlato tipo 4 ore, quindi dirò sempre le stesse cose. Ragazzi, la Champions, cioè, loro sono stati proprio presi per fare quello.
state creati per la Champions. Sì, ma se non fanno, se non arrivano fino in fondo a quello, cioè, ma di cosa parliamo? Cioè, loro sono proprio la Champions, quella maglia gli pesa allora addosso. Noi siamo ancora inesperti. È un fattore economico. Siamo ancora inesperti. Secondo me ci vuole ancora un po', ma non dico tanto, ma almeno altri 2 anni di esperienza. Poi se il presidente quest'anno attrezza la squadra per fare meglio in Champions e prende 2 o 3 elementi che hanno esperienza e già hanno fatto quella coppa, penso che possiamo andare pure più in là. Però ricordiamoci, ricordo anche ai nostri amici di TikTok che fanno tanti gli spiritosi, che Paris Saint-Germain e Barcellona non sono arrivati neanche dove siamo arrivati noi, e noi era il primo anno che siamo stati ai quarti. Quindi, ma di cosa vogliono parlare? Alla fine, invece di essere contenti che 3 squadre italiane sono arrivati ai quarti di finale di Champions, e una che è meno esperta sarebbe il Napoli, grazie, cioè arrivati insieme a loro, con l'ordine delle esperienze. Ricordiamoci pure che Milan era 16 anni che non arrivava a questo punto qua. Cioè, fanno tanti spiritosi, però un po' di sportività e obiettività ogni tanto ci vorrebbe. E non voglio mettere il nome di Boban. Capito? Non voglio mettere il nome di Boban in mezzo. Però. Ma quelli sono fatti loro, perché il fattore economico prevale sempre. Ormai qua, se dobbiamo pensare a queste cose, cioè se malo a tu quanti in maglietta con le smas, la televisione e la partita non ce la dobbiamo vedere proprio più, e non ti fa più per nessuno. Sì. Però pure il presidente, ogni tanto per il presidente, ragazzi, quando non viene parlando, grazie. Aspetta, grazie a questa cosa che ha detto Rosa, passiamo a Armando, perché Armando è un amatissimo di RDL. E ti dico la mia, io a Rosa voglio bene perché c'è il mio stesso pensiero. Arma, parlo tu, che tu sei, cioè tu sei pata, DL, non so ce che da parte. Allora, questa stupidaggine che ogni tanto parla sempre, la vedo una sciocchezza, anzi, UEFA, FIFA, Lega, chiunque sia, quando parla lui lo deve mettere a tacere, nel senso, ha parlato male della UEFA, tu invece che fai? Andate e ritorno, mi fai... Ragazzi, è stato uno scandalo. La partita andate e ritorno con gli arbitri è stato uno scandalo. Il Napoli è stato fatto fuori. L'esperienza per me non c'era in quella partita. Il Milano l'esperienza non l'ha messa proprio, ha messo solo fortuna. Vabbè, però ha giocato in modo... L'unico modo per giocare... Cioè, si è fatta la partita. Rocco, scusami se ti interrompo, però... Tu hai detto, ha messo l'unica... Ma il Milan così gioca, non è che c'ha un altro gioco, insomma... Ti ho capito, Andò, però questo gioco di merda che c'è il Milan, tra virgolette, ci ha buttato fuori dalla Champions. Noi abbiamo fatto parte di contropiede 4 volte Leao, quando sei vai in Zater, Andò! Ha ragione, allora, sai che cos'è? Voglio dire una cosa, che là l'esperienza di Lorenzo e diciamo, Ndombele, che poi abbiamo sempre contropiede quando pigliava per Dima Palla. Di Lorenzo, ora deve buttare a terra, fallo tattico, si finiva l'azione. Però purtroppo non ho capito perché non l'hanno fatto. Non ricordo chi lo disse in live. Noi siamo gli inventori della cazzimma, ma non la usiamo quando giochiamo in campo. Non lo so più. Te l'ho detto, come ha detto Rosa prima, quella maglia gli pesa, ma io non l'ho vista proprio tutta questa esperienza in quella squadra. Anzi, io ho visto un Napoli che si è fatto fuori perché poteva benissimamente vincere all'andata che al ritorno. Nico, tu che hai bravo, Leao, gli doveva essere buttato giù, devi di giallo sistemare la difesa. Sì, così è. Si sapeva, così. No? Un fallo tattico era un fallo tattico, si buttava a terra e finiva l'azione. Andò, vai, leggi i commenti. Siete sportivi, da Milanista. E poi qua dalla chat scrive: buonasera, a mio parere il Napoli non è passato perché lo scudetto mai vinto ha già soddisfatto. No. E poi ha scritto: il Napoli ha subito torti, ma il Milan tatticamente è stato perfetto. E il Napoli aveva tutti i mezzi per superare il Milan. Aspetta, Armando, il Milan tattico per la partita che aveva preparato Pioli è stato perfetto. Sì, è vero. Cioè ci hanno anticipato su Rocky, quanti cross sono arrivati in area? Ragazzi, non è possibile 26 tiri in volta tu non mi fai un gol. Ma il problema mica del Milan, il problema è nostro. Esatto, il problema che fa più male è che il Milan ha giocato le ultime
tre partite, tutte allo stesso modo. Tutto allo stesso modo. Contropiede, okay. Con Leao, contropiede con Diaz. Ed è frustrante, perché il Napoli, se Rocchi, scusami, sia l'andata che al ritorno, il Napoli è partito sparatissimo. All'inizio della partita, pure martedì, io ho detto, oh, questi stanno proprio, stanno a palla, la vogliono vincere. Poi passano 20 minuti, passa mezz'ora, il rigore, lo pala, prendi il gol. Perché vedi che fai, ti impegni, perché la cosa... Io penso che, ok, si doveva buttare giù Leao, la prima cosa che abbiamo pensato, appena Napoli ha perso palla, fate fallo, tutti allo stadio, diciamo, fate fallo, non è stato fatto. Cioè, l'esperienza che ha avuto nelle precedenti due partite non è servita a niente, questo dico io. Però devo dire che Napoli è stato, a parte in quell'occasione, più combattivo, secondo a mio avviso, martedì. Remore delle due sconfitte subite contro il Milan nelle due partite precedenti, insomma, almeno a mio avviso, eh. È la partita degli episodi, l'hanno decisa. Il Milan quest'anno contro di lui, purtroppo. Però prima del rigore del Milan c'era pure un rigore, cioè prima del gol, scusa, insomma, del Milan c'era un rigore per noi. Se quel rigore... Ma lo devi segnare. Però almeno dammelo, che siamo al trentesimo, siamo sullo 0-0. Non puoi... Tony, tutto quello che vuoi. Io sono il primo a contestare l'arbitraggio. Non mi è piaciuto, sia andata che al ritorno, però non mi voglio piangere addosso. Io ho visto un grande Napoli che comunque si è impegnato. Purtroppo la partita l'ha preparata tatticamente in maniera perfetta, e Spalletti purtroppo non lo so, ha solo quel modo di giocare, ha viso aperto se la vuole giocare, con il bel gioco, possesso palla, vuole vincere, così, punto, al suo credo. Pioli si deve arrangiare, parliamoci chiaramente, quest'anno è fallimentare il campionato del Milan. Allora, se il Milan vince la Champions e arriva quinto, è fallimentare, eh? Sì, perché loro hanno voglia di alzare, ma hanno vinto contro il Napoli, alzano la Champions di cartone, fammi capire. I secondi non se li ricordano nessuno, voglio dire. No? Figurati chi è arrivato in semifinale, perché può essere quello che perde in semifinale contro l'Inter. Cazzo, una Champions di cartone. Che poi io dico, guardi, che io dico, no, fanno buttando l'Inter, Milan, fanno, diciamo, casino, ci buttano noi fuori. E poi alla fine vince sempre a Madrid. Sì, alla fine il Napoli ha vinto lo scudetto. E loro, cioè, capito? E perciò dovrebbero anche loro stare zitti. Purtroppo hanno sai cosa ha giocato a sfavore? L'ultima cosa, Pomston zitto. Ha giocato a sfavore il fatto che abbiamo preso in Milan, lei gli scemo proprio i social, abbiamo preso in Milan, e Robbo si è diventato zimbello e tutto quanto. Basta. Perché sempre perché sanno persone si esaltano per... di cose. Diamo la parola a Nico. Ma Nico, vuoi aspettare un altro po'? O vuoi parlare tu? No, dico, non si sente. Sente una cosa robotica. Ma è un problema mio? È tuo. Ah. Entra ed esci di nuovo. Lasciamo la parola ai partenopei. Voi mi sentite bene, mo? Sì, diciamo, sì. Nico. Comunque, Doc... Comunque, Doc dice, lo sapete che i milanisti stanno prenotando gli alberghi a Istanbul già? Si sentono già in finale. Ah, Doc, interisti, ci davano culo tante, però non guardate in mano, guardate i bracci, così ci davano. Per segnare 5 gol a Benfica, dovete fare 10 gol a Swam Milan. Bravo. Comunque, ragazzi, io credo che al di là, diciamo, l'unica squadra che è stata arbitrata da due arbitri, cioè non ho mai visto in vita mia una cosa così scandaloso per quello che hanno fatto in mezzo al campo. Però io voglio ricordare che le partite a volte vengono prese con episodi, no? Allora, quando va dato un rigore a Napoli, quello di Leao su Lozano, che quello è mondiale, è un rigore nettissimo, no? Si vede da fuori allo stadio pure.
se tu non dai quel rigore, vuol dire che, perché poi fa il segno del pallone, che ha preso il pallone, vai a rivedere, sicuramente calcio di rigore, che poi non segni, però tu dallo e punto e basta, capito? Eh sì, perché poi ovviamente insomma, la prima cosa, l'atmosfera cambia, se tu cominci a dargli insomma, il rigore, certo. insomma, la squadra prende ancora più fiducia di quella che già hanno, certo. Insomma, quindi insomma, il Maradona spingerà ancora di più, insomma il Maradona, cioè, poi ovviamente adesso ha parato Magnan il rigore a cavare, però se lo tirava prima, cioè Cavara secondo me, insomma, se lo tirava prima, non lo voglio difendere Cavara perché ha sbagliato il rigore, e tutti quanti possono sbagliare, l'abbiamo visto da Giroud, l'abbiamo visto pure Haaland che ha sbagliato contro il Bayern Monaco, però se tu me lo dai al trentesimo prima che loro segnano, tu c'hai, prima cosa, tutto il tempo c'hai 70 minuti per poi rimediare all'errore, là all'82esimo ormai è finita, tu hai sbagliato e stai insomma di segnare due gol per ribattarla, cioè non puoi fare più niente, cioè dovevi fare due gol per pareggiare almeno, come facevi? Vabbù, Nico. Ok, allora dico, sì, tutto a posto. Allora, il problema è che è stato fare una riflessione generale di tutto quello che è successo, perché secondo me, prima di tutto, sono stato fare due partite, uno sui social e un altro in campo, purtroppo in Napoli ha perso da entrambe le parti, perché il problema è che sui social purtroppo sono state messe in risalto delle persone che hanno detto quelle cose, soprattutto tante persone come me e come voi, che hanno detto delle cose, diciamo, buone, hanno cercato, sono state accantonate, perché purtroppo va avanti la cosa negativa, e quella è stata messa in risalto del Napoli. Alcuni ci hanno marciato, hanno cavalcato, la cosa negativa di tutto questo è che ha caricato l'ambiente Milan, ma noi tifosi, i calciatori, che stanno sempre con i telefoni in mano, e guardano tutti i scemitaggi negativi, hanno caricato i calciatori. Da questo TikTok mo attualmente è diventato mondiale, cioè non è attualmente, è mondiale, qualsiasi calciatore, anzi qualsiasi persona può cercare Antonio, Rock, Francesco, i partenopei, Armand, Ricordo, qualsiasi, chiunque, tanto tu che user con 4-5 mila numeri, può essere chiunque. Sì, no, la cosa che ho trovato assurda io è che un Leao e un Giru comunque si sono risentiti che Pingo Pallin, che comunque è una persona normale, so Pingo Pallin, pure si danno milioni di follower, no? Pingo Pallin è uno che non capisce il pallone, è uno che è diventato famoso perché ha criticato il presidente, la società, Napoli, è uno che quando Napoli ha perso una partita ha criticato Spalletti e tutto, questo va avanti e noi che facciamo il bene. Detto questo, questa partita è stata... Malati. No, la partita di Napoli l'ha persa all'andata. All'andato con quel tiro di Cavara sullo 0-0, appena iniziata la partita, Cavara fa quel gol e Napoli ha passato. Là è stata persa la partita. Al ritorno, purtroppo, l'esperienza ci sta, perché il Milan, non ci dimentichiamo, che l'anno scorso ha vinto il campionato. Quella è l'esperienza che hanno loro. Sono una squadra vincente perché hanno vinto il campionato. E il Napoli un po' su questa cosa qua si è fatto un po', tremavano le gambe, eccetera, eccetera. Fatto sta che se arriva davanti alla porta non segna. E il Milan segna. Purtroppo il Napoli è stato poco cinque. Comunque hanno giocato, l'ambiente è terminato, dobbiamo fare sempre l'applauso al nostro Napoli, comunque ha giocato a testa alta, il Milan che ha potuto fare, siccome che tatticamente era inferiore, si è difeso, ha fatto la partita di contropiede, come Napoli ha vinto una Coppa Italia sulla Juve, di contropiede con la Pizzi, sì, il Napoli era nettamente inferiore, due contropiede, due gol, la Coppa Italia a casa. Quello è successo, dobbiamo accettare, e l'anno prossimo questo è un bagaglio culturale di esperienza, dobbiamo affrontare diversamente queste partite. Comunque dalla chat, grazie comunque Nicola della tua analisi, dalla chat scrivono: ragazzi, capisco la vostra amarezza, ma questo è calcio, non sempre la squadra più forte vince. Allora, prima Rocco ha citato un allenatore, un ex allenatore del Napoli, Mazzarri, no? Sì. Quindi io voglio ricordare che Napoli di Mazzarri ci ha emozionato tantissimo, ci siamo divertiti anche in Champions, abbiamo fatto bella figura, abbiamo affrontato dei colossi. Il gioco del Napoli di Mazzarri era improntato sull'attendere l'avversario e ripartire, ok? Quindi mi riallaccio un po' a quello che diceva Nicola, come quando vincemmo disse la Coppa Italia, parecchie partite... Tu non segui le nostre live, la prima volta che ci vedi là. Noi non abbiamo mai detto ha macchiappato Milan, se mi tu fuori, tu non ci segui. Vai, dici, vai.
Dici, Francesco. Ah no, ok, no, pensavo che era riferita a noi. Ah, no, mi ero fermato. Ah, Ah. no, perché ce l'ha messo per disarmare? No, ragazzi, posso parlare di 2 minuti, 2 secondi una cosa, Sì, 20 secondi. Quindi su TikTok, noi siamo in contemporanea su TikTok, sul nostro profilo, e non hanno capito bene di cosa stiamo parlando. Si stanno offendendo gli amici milanisti e stanno cominciando ad insultare. Le moderatrici stanno bloccando tutti, perché in testa a loro noi siamo tutti quanti quei tifosi che si sono esaltati, hanno insultato quando hanno preso il Milan, hanno fatto il bordello per un mese, così stanno scrivendo. Però sta entrando gente che non ci ha mai seguito nelle nostre live. allora, Partenopei, se li vogliono partecipare, falli venire o sul canale Sì, TikTok sì. dell'Arena Sportiva oppure su Twitch. Ascoltando su Arena Sportiva. Stiamo ascoltando Perché, su Arena Sportiva. allora, attualmente, sei di noi, nessuno ha detto una parola scomposta contro il Milan. Ah, Nessuno. non fate come me, Assolutamente. Anzi, stavano pure nominando. Ho fatto una live, sono entrati 10 loro, ha detto fate un pullman, gli ha detto tutta la casa di Napolitani là, è facilissimo, hai detto tutta la casa delle persone là, non venite da nulla, è più facile criticare nessuno, andate da Sono gli loro, amici di Armando che si sono. è sempre Comunque, parlando della partita, la cosa più importante, Napoli, diciamo, ha dimostrato che in mezzo al campo l'ha messo sotto a livello statisticamente, di carattere e di tutto. Siamo stati sfortunati, questo è vero, Inesperienza. perché la partita è stata un copia e incolla, sia l'andata che il ritorno. Perché Pioli purtroppo ha capito il meccanismo di come fermare Kvara sulla sinistra e isolare Osimhen. Perché se vedete bene la partita, specialmente quella del ritorno, erano doppiati e triplicati i nostri giocatori, sia sulle fasce che anche con Osimhen. C'era Kjær e Tomori che l'hanno messo proprio in gabbia. Osimhen. Cioè, l'unica azione che ha fatto, che si è liberato, è stato quando ha fatto il gol. La sera liberata è Ciro, stato dato anche delle palle pulite perché non è stato servito bene. Osimhen, dobbiamo dire anche la verità. ti posso rispondere, Ciro. Non è stato Sì. per me non è stato bravo Pioli. Sì, ha fatto il suo, insomma, a bloccare il Napoli per, insomma, così. Però non è che ha fatto tutta questa tattica. Stavano 11 Andò la giocatori, vita Pioli, andò la vita Pioli dalla Ma però partita. stavano 11 giocatori in difesa, ragazzi, ma è normale. Ma ti ricordi Mazzarri, come stavo dicendo prima, contro il Chelsea, Lo aspettava, ripartiva, Vilavezzi, Amsic, Cavani. so. Però sto Contro dicendo. il Bayern Monaco in Champions, Grazie del Mazzarri, follow. aspettate, poi 1-1 l'abbiamo fatto in casa. Quell'altra, Non cioè, lo è così. so, Mi ricordo però. Napoli City, è la fotocopia, tale e quale. Ci Lo mancava so, solo Francesco. vincere la 3-5-2. Lo so. Sì, però lì Mazzarri era un motivatore più che Sì. allenatore. Quindi là stiamo parlando di un motivatore che spronava i ragazzi che non conoscevano nessuno a dare sempre il massimo. Però qui abbiamo dei giocatori che hanno fatto differenza, abbiamo il nostro capocannoniere a 21 gol, non penso che sta là tanto No, per. come? Ciro, no, come? È stato bloccato e lì, là non c'è niente da fare. Se tu hai capito il modo di giocare del Napoli, perché poi dobbiamo dire anche che Kvara si è incaponito, Issa e Calabria in coppa a quella fascia, logicamente sono due azioni, ho visto un'azione. Ma vedete bene quell'azione che ha fatto Kvara prima diciamo, sullo 0-0, che c'era da solo Politano sulla destra, va bene? Si alzava un attimo la testa. Lì non dico che era gol, ma era un'azione nitida per fare qualche gol. Allora le occasioni non le abbiamo avute, non le abbiamo sfruttate e siamo stati sfortunati. Quella l'ho vista io quella partita, perché se Napoli riusciva a buttare quel pallone, diciamo, al primo tempo dentro. Si parlava di un'altra partita, secondo me. Francesco, ma te stai cancellando la memoria con me, Man in Black, perché la Voglio lui. Mi scordare Milano-Napoli, mi scordare Milano-Napoli. sparafresciato.
Posso dire una cosa? Allora, ho visto un messaggio. Gabby dice: Antonio, quindi è sbagliato difendersi. No, però dice: ora mi scopro, così ti faccio segnare. Allora, io non sto dicendo che difendersi è sbagliato, però non è il Milan, come il Milan ha fatto questo. Il Napoli ha avuto difficoltà anche con la Roma, con tutte le squadre che si sono. Posso fare una domanda? Dici. Facciamo un esempio: mo il Napoli ha giocato con il Verona, giusto? È vero, una cosa fa. Ma difeso, appunto, non è che appunto non è che è più arrestato un cenno. L'ha fatto pure lo Spezia, abbiamo un 2-0, fanno tanti squadre, Milan è più forte, ne è più appunto, appunto questo dico. Un'altra cosa voglio dire, un'altra cosa, di Verona è venuto a Napoli si è difeso, tutte le squadre piccole vengono a Napoli si difendono, non diciamo niente cosa di Verona. Noi dobbiamo essere orgogliosi, come Milan si è comportato a Verona contro il Napoli, perché ora fate capire dove stiamo arrivando, dove è la nostra realtà, perché 10 anni fa io facevo un controllo quando eri in Bellarese, ci difendevamo, quando entrava in Milan, dicevamo no, si difendeva no, però... perché si è una grande squadra, quindi quando fa complimenti al Milan, automaticamente lo facciamo a noi stessi, perché o Milan è venuto a Napoli e si è difeso perché il Napoli gioca meglio, questo è un orgoglio per noi, per il napoletano e per il Napoli ora. Io quello che stavo dicendo. D'accordissimo. Allora, dice Gatto. Dice Ale, se sei forte gli spazi li trovi, perché se difendersi come dici tu funziona, allora vinco la Champions. Ale, ma io non sto dicendo, io non sto dicendo che il Milan ha sbagliato a difendersi tutte 11 in porta, perché quello insomma, ovviamente era l'unico, uno dei pochi metodi per fermare il Napoli, perché se no prendevi 3-4 gol. Però sto dicendo, non è che è stato Pioli il mago insomma, che ha capito come fermare il Napoli. Ragazzi, sì. No, perché poi il primo a fare così è stato Mourinho, che poi a Napoli è andato bene, perché il Napoli insomma, ha trovato quella giocata di Osimhen, tutte quelle cose. Però poi non è che è stato solo Pioli, tutte le squadre lo fanno, cioè molte della maggior parte. Quello ti stai contraddicendo da solo. No, non hai capito. Perché no. Ha giocatori di qualità. Ma poi gli altri, quegli altri sono lo fanno. Allora, Roma di Mourinho quando è venuta a Napoli, Napoli-Roma, la Roma secondo te il pallone ce l'ha fatto proprio. Sì, è vero, vedi? È un'altra cosa, contro la Roma, noi abbiamo vinto 1-0 all'andata, la Roma si è chiusa come fa sempre Mourinho contro di noi. L'abbiamo buttato, ma che Eurogol ha fatto Osimhen? Ma perché qua contro il Milan, martedì, quando è sgusciato in mezzo ai due ed è entrato e purtroppo la palla l'ha buttata in cielo, se segnava adesso stiamo parlando di un'altra prestazione di palla mondiale e di un'altra partita, sono gli episodi io sto dicendo, voi state elogiando molto Pioli che ha capito come fermare il Napoli, grande Quara. Io sto dicendo solo pure il modo di fermare il Napoli. Si dice una cosa che era importante. Sei libero di dire quello che vuoi dire. Ho ascoltato tutto quello che avete detto, tutti e cinque. Solo io penso che il Milan ha vinto la partita perché proprio sta cosa che si differenzia tra il campionato e le coppe. Le partite di coppe sono due partite secche e si possono preparare in modo diverso da come si prepara il campionato. Il campionato va a episodio, ogni partita a sé, invece quello no, deve preparare quelle due partite e quello devono essere. E si studia tutti. Il Napoli, secondo me, ha sofferto la mancanza di Osimhen e il cambio di modulo che ha dovuto fare. Tutti questi, Elmas in quel ruolo che non ci entrava proprio nulla. Ha sofferto anche la stanchezza, perché penso che se fosse stato in Napoli di un mese e mezzo fa, che era più in forma, stiamo parlando di tutta un'altra partita. Questa è un'analisi perfetta. Ma quando diciamo la partita di ritorno, io i primi 15 minuti l'ho visti buonissimi con Politano su quella fascia. Appena è uscito Politano, non si è capito più niente della partita. Questa è un'altra cosa che volevo dire io. Teo ha sofferto Politano, ma giusto.
Teo ha sofferto con il Milan ha calciatori di qualità forti, abituati a giocare queste competizioni, di esperienza, sono più cinici, hanno più freddezza. E ripeto un'altra volta, anche per gli amici permalosi di TikTok, che il Milan la maglia di più addosso, proprio perché stanno 7 Champions con la maglia. Ma ricordiamoci sempre, 8 squadre sono rimaste, 8, e noi Napoli, a squadre che non ha vinto lo scudetto per 33 anni, e si accontenta delle coppette Italia ogni tanto e di arrivare sotto alla Juve, è arrivato tra le 8 in Champions. Forse questi non hanno capito che per noi già quello... No, loro si vogliono sminuire, ma... Allora, andò, metti un po' in evidenza i commenti di sì. Ma Greco, Gabriel, ma lo so fate, ma... No, come dice, allora, qua dice, insomma, allora, Antonio ha detto, insomma, vabbè, se con il City ti difendi prendi 5 palloni, voi non siete, allora, sicuramente il City, insomma, ha dei calciatori di livello rispetto a Napoli, e City ha Haaland che, insomma, sicuramente, insomma, 2 palloni su 3, insomma, te ne butta 4 in porta, sicuro. Poi c'hanno altri giocatori, certi giocatori come Kevin De Bruyne, che non penso sia un nome qualsiasi, no? O Philip Foden, vabbè, questi qua, insomma, penso sia una... Sicuramente però il Napoli non si difendeva contro il City, questo è sicuro. Cioè, già avevamo... Allora, Gabriel, leggi il secondo commento che poi rispondo. Questo, vabbè, non pensare che sono come Lox, l'ultimo commento delle 22:59. Sì. Allora, avete pensato di essere una big europea? Ci siete rimasti male, sarebbe più logico dirlo così. Allora, non ci siamo rimasti male. Gabri, ci sentiamo quando ha acciappato City in finale, si ci sta arrivando. Ora mai ci acciappato, ci mi sei valuto. Papà, ma lo sarà pigliato tu. Ragazzi, tu sei un cantante, non puoi dire queste cose. Allora. Dillo cantante. Dico cantante. Allora, Gabri, una prima cosa, non stiamo offendendo il Milan perché... abbiamo solo elogiato il Milan. Non so se hai seguito la live dall'inizio, pensi che se l'hai seguito dall'inizio pensi che hai capito che non stiamo discriminando il Milan e tutto ciò, ok. Poi riguardando il fatto, noi non siamo nessuno attualmente, non siamo nessuno, noi eravamo partiti ottavi, anzi quelli che ne capiscono di calcio ci hanno dato da ottavo in classifica in giù. Cioè noi non eravamo nessuno. Attualmente abbiamo fatto un campionato stratosferico, lo dicono tutti, tutti dicono che il Napoli ha fatto un campionato stratosferico al di fuori dei tifosi, con Milan, l'Inter, la Juve, qualcuno, però non so se qualcuno, hanno detto che il campionato italiano è mediocre. Poi sono arrivati in semifinale, sono arrivate squadre di calibro come il Milan, il Napoli Inter. E Inter. No, il campionato italiano non è più bravo. Adesso il campionato non è più mediocre, però quando uno presse i primi classifici non si sapeva neanche come andava a finire la Champions, il campionato era mediocre. Cioè, datevi una regolarità. Poi, Gabri, non stiamo sfruttando nessuno, non stiamo prendendo in giro il Milan, anzi stiamo dando ragione. E poi, siamo obiettivi. Gabri, dimmi che partita hai visto tu. Dimmi che partita. Il Milan ha giocato di ripartenza, una ripartenza tutta la partita. Il ritorno, sto parlando del ritorno. Una ripartenza tutta la partita per un errore di Dombele. Sennò la partita quando finiva 0-0. Sì. Ma è un altro sistema di gioco, è un altro approccio alla gara, Robert, non puoi fare questi commenti. No. Allora ti faccio vedere una cosa, che forse non hai visto. Ecco qui come ha giocato la difesa del Milan contro Kvaratskhelia. Ed è passato due volte, se aveva un po' più di lucidità la buttava dentro. Io non sto mettendo paragone entrambi, perché per me Leao è fortissimo. Non sto mettendo paragone. Sei calciatori addosso a lui. Ma si sapeva che questo anche così si gioca. Non è che stiamo dicendo che non ha meritato il Milan. Però, così. Mi allaccio a quello che ha detto Rocco. Quando vinciamo noi qualcosa, Rocco, no?
anche la Coppa Italia, Supercoppa italiana. Lo stanno chiamando lo scudettino, quello che ci stiamo... Perché devono, devono ah, non tutti però, qualcuno... Perché devono sminuire le nostre cose di una squadra che, diciamo, si è costruita man mano, no? A noi è sempre coppettina, campionato piccolino, mediocre, e invece quando vincono loro, ora si affidano alle coppe come la Coppa Italia, per loro è tutto, ora è importante la coppa per loro, quella che io non riesco a capire, capito? Noi quando vinciamo siamo mediocre, invece quando vincono loro sono più forti. Ma tutte quella le coppe sono importanti, tutte le competizioni sono infatti importanti. La Coppa Italia è importante, sono tutte... Comunque dalla chat scrivono uno all'andata e uno al ritorno, prima cosa, e seconda cosa, io Magnano e tu Meretta. Però insomma, io ti vorrei... Gabri ha parlato assai, però basta, Insomma, che Magnano siamo uno dei partiti più forti. Ma dici. Andiamo, scusami. Noi di Mameret siamo primo posto, loro della Magnano stanno quinto posto. Ah, boh, mo diranno che Magnano è stato infortunato per un breve periodo di tempo. Sì, noi erano primo. Sì. E io vorrei dire, insomma, i cari amici milanisti, che loro dicono, insomma, che Magnano non c'è stato così. Noi ricordiamo che non abbiamo avuto Osimhen per, insomma, il periodo, insomma, per un mese prima, e poi un altro mese quasi, insomma, due settimane, tre settimane per... Quindi... Ma secondo me, però, se il Milan vuole essere una grande squadra, se non ha Magnani, il tifoso del Milan non si deve lamentare, perché una grande squadra ha due portieri forti. Se si lamenta, significa che è un mediocre. Vabbè, il Milan sarà pure una grande squadra, però vedo molti tifosi che non sono degni di una dice poi, raga, squadra. Avete fatto molto. Io ne sto leggendo di tutti i colori ultimamente. Io non so se perché sono state alimentate queste cose dai la sappiamo chi, però si sta esagerando. E dice, raga, avete fatto molti di voi l'11 contro 11, poi siete scesi in campo e avete visto altro. Ma dimmi dove, Giroud, che cazzo ha fatto Giroud? Ti sei chiuso 80 minuti in difesa, ti sei chiuso 80 minuti in difesa. Noi dallo stadio abbiamo visto chiara la partita, c'è stato tanto fa, un uomo l'ha giocato e poi ha partito contro Chiti. Un secondo tempo a Camaro, così ci stavamo guardando la partita. Allora, noi siamo obiettivi, purtroppo noi siamo obiettivi, abbiamo elogiato il Milan come ha giocato e come ha preparato la partita tatticamente. Non stiamo offendendo a nessuno, però se tu dici, no, che partita hai visto, no, cioè, così stai offendendo noi, non stai offendendo il Napoli calcio, stai prendendo noi che non capiamo un cazzo di calcio. Questo è. Poi dice, attraversa presa all'andata. Ma che c'è secca su calcio d'angolo? Calcio d'angolo, che c'è linea. E il salvataggio sulla linea. Sulla linea salvataggio, chi era il gol? Che c'entra? La traversa e il salvataggio sulla linea cosa conta? È la stessa cosa. Ma questo è l'abitante, questo è una classica abitante di live che stanno succedendo in questi giorni, quindi è inutile capire. Sì, però Gabri, allora tu ti sei lamentato che hai detto la cosa non è interattiva, però stai scassando solo cazzo, cioè tu stai scrivendo solo cose per farci arrabbiare, cioè non vuoi un parlare con gli amici e capire la cosa, no. Tu allora tu sei entrato solo per dire che sei più forte, hai vinto meritatamente quando non è vero. Però insomma Gabri, insomma, ovviamente se sei più forte non stai più a meno 20 dal Napoli più in classifica. Vabbè, ciao Gabriele, buonasera. Ma c'è la miseria. Poi dice dai, con voi non si può parlare, raga, la Champions si vincono con gli episodi e non con il gioco. Vi lascio, ciao. Ok, speriamo che vinci. Faccio lo squillo quando la chiami. La cosa che ha detto deve essere analizzata, perché è importante quello che ha detto Gabriele, ma l'ultima. La Champions si vince con gli episodi, non con il gioco. Quindi deve andare a fare un strano rumore. Ragazzi, calmiamo la temperatura della live. Oggi, Armas, cosa vale la cosa prima da vista a metodo? Che è successo? Ah, è stato vero vecchio. Ah, comunque, il termometro. Io ho capito. Io pensavo che era una cosa pure io. No, perché si mette a metà, perché se uno va male, poi ci lo vai, andiamo. Voglio ricordare una cosa, che se il Milan e l'Inter fanno tutto il burdello per gli annanzi e non vincono niente, per loro è fallimentare. Sì, per noi no, stanno dicendo sì, perché per noi non, diciamo, noi è tutto e tu a Champions League, abbiamo tentato di fare un'impresa, perché era un'impresa per noi andare in semifinale. Non sono d'accordo che tutti e più, perché io volevo andare fino in fondo, alla fine... tutti e più, che cosa, io voglio vincere. Sì, vuoi, cioè, tutti e certo, è arrivato lì uno tenta, ma non era una cosa...
diciamo, un nostro obiettivo, secondo me. No, io lo sapevo già che uscivamo fuori, cioè io ce lo sapevo, per questo no. Cioè, perché vanno avanti sempre le squadre. Io il pensiero non ci sono rimasta neanche mai. No, rammaricate, cioè, ma non male. No, ma nemmeno rammaricate. Io ho fatto una live la mattina prima della partita, e ce l'ho tutta registrata, dove ho detto che secondo me non passavamo, vinceva il Milan. Vabbè, ma là sono cose. No, io l'ho detto perché io so come funziona, perché seguo il calcio da quando sono piccola, quindi mo tengo quasi 40 anni, seguo il calcio penso da 33 anni, pure qualcosa di più, però l'ho visto tutti, cioè ho sempre capito, ho sempre osservato bene, sono sempre stata insieme alle persone che conoscevano bene il calcio, giocavano a calcio, 22 anni nella sua famiglia, sono tutti calciatori nella sua famiglia, mio suocero addirittura un allenatore, quindi lui è proprio stato proprio il mio maestro, e quindi io, grazie a lui ho imparato tutto del calcio, pur essendo una donna, io comunque quando si tratta di calcio mi dimentico pure di essere femmina, perché Rosa, per me... Rosa, ma quando essere donna non c'entra niente, guarda che non c'entra niente essere donna, sono parecchi pari che non servono proprio. Rosa, ragione, allora, Rosa, ti voglio ricordare una cosa, il mercoledì Arena Sportiva fa donne da spazio, dove stanno tutte le donne, tutte le ragazze che parlano di calcio. Quando vuoi sei invitata, non da portare a Cire, vieni solo tu. Ma si macchia, sono seccati su, sa che alternative viste però. No, Rocco, uccide la mia guida, è quello che mi calma quando faccio la cosa. Sono tutte ragazze, sono tutte ragazze. Invece non cino, la devo bloccare ogni tanto. Io dietro tipo un bottone, Ciro lo premio ogni tanto mi fa calmare. Rocco, Rosso diventa come la milanistica, sì, non pubblicizziamo gente che di calcio capisce un cazzo, però. Vabbè, comunque, ragazzi, io andrei su un altro argomento, insomma, ovvero cambierei, non parlerei più del Milan perché ci ha rotto i coglioni, insomma, parlare del Milan. Sì, brava. andiamo avanti a parlare del caso, insomma, della Juventus, insomma, che sono stati restituiti questi 15 punti e quindi, insomma, adesso la Juventus si avvicina in classifica a Napoli. Cosa ne pensate? Sia giusto o non sia giusto? Avete paura? Sapete che la Juventus possa recuperare? Vai. Però, Rosa, chi vuole parlare per primo? Chi vuole iniziare? Vai, Rosa. Proprio no, paura. Però io ho sempre pensato fin dall'inizio che questa penalizzazione era proprio una grandissima pagliacciata, perché non gli dovevano togliere 15 punti alla Juve, forse sarò una delle poche che la pensa così, non gli dovevano togliere a campionato in corso, Rosa, scusami, guarda caso, si parla di Juventus, guarda chi spunta. Ma ci devono rattato, va giù, tutti i sei, una rattata, che si porta a pezzi. Chi si è fatto male il Napoli? Chi si è fatto male il Napoli? Chi si è fatto male il Napoli? Non abbiamo paura della Juve, ma per quello che fa. Rispetto, ma non ho paura. Il Napoli sa come sta affamato, mo, ragazzi. Non dico che vinciamo, però io vi prevedo una bella partita. Perché mo la Juve ora si è riscattata con i 15 punti che ha avuto in più. Mo loro ci credono e fanno giustamente. Il nostro collega disse che noi ci richiamavamo le 6, eh? Ma c'è la Maratruce. Andate alla Maratruce. Noi 5. Di gol. Confermo. Confermiamo. A posto. E me lo spiego anche. Aspetta, dopo parla di questa cosa. Parte noi, continuate o passiamo a Francesco? No, tutto questo si sono dimenticati tutti della Lazio. Ragazzi, ma ci siamo dimenticati tutti della Lazio. Che sta pure più vicina ancora, comunque Sadia che Legarei, lo sappiamo tutti quanti. Quindi temere nessuno, perché ci credo nel Napoli, nel campionato. Però la Lazio paura non mi fa, però stare attento se fossi Napoli, diciamo. Ma non ne deve sbagliare nemmeno una, perché Sarri lo sappiamo.
Quindi io non la penso così. Sì, ma comunque noi facciamo schifo in campo, se entriamo e siamo schiacciati in difesa, voi il vantaggio in campo. Ma pure Milan faceva schifo in campo e poi insomma, pure Milan. Infatti le pastore sì. Lo dicono per Scaramanzia. Allora raga, diamo la parola a Francesco, poi parliamo, aspetta, poi Armando, vai giù, attenti, non parliamo uno sopra l'altro, perché se dobbiamo fare qualche clip non viene bene, ma boh, parliamo uno alla volta, vai Francesco. Gaia Teno, Pitch, buona auria, come diceva Napoli. No, Gaia, allora... Ok, allora... Sono contento di questi 15 punti che hanno restituito alla Juve, così non possiamo dire che il campionato è falsato, bla 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 e via dicendo, perché comunque loro con cui... Anzi, forse parlare di campionato falsato, guarda, ci penserò un attimino forse, perché la Juve da quando ha avuto questi 15 punti di penalizzazione, non so se siete d'accordo con me, ma ha iniziato a macinare più gioco e qualche risultato, o sbaglio. Quindi a me fa piacere che abbiano tolto questa penalizzazione, è stata una pagliacciata, secondo me avrebbero dovuto attendere la fine del campionato, perché comunque questa cosa psicologicamente secondo me è stata una componente fondamentale per la Juve, a mio avviso, e non so voi come la vedete, secondo me ha iniziato a giocare meglio. Beh, cioè sì. È un paradone, lo so, però è iniziato comunque a fare risultato. Detto ciò, Napoli-Juve o Juve-Napoli, che sia, è sempre un sapore particolare per noi. L'unica cosa di cui potrei aver paura è la stanchezza dei ragazzi che hanno dato tutto nei 180 minuti contro il Milan, solo questo. Poi il campo mi smentirà, non lo so. Però prevedo comunque una bella partita. Padre, più tu. Comunque, grazie mille, Rocco. Per 10 bit. No, sicuramente, come dice Francesco, sì, sarà una bella partita, però a me non mi fa paura la Juve. A me mi fa paura ben altro. Perché togliere 15 punti a una Juve. Dico, cacchio, ma mi devi dare una motivazione perché me li hai tolti. E dopo me li ridai, cioè che seconda motivazione mi dai? Cioè è un campionato falsato per quanto riguarda loro, perché il Napoli i punti ne ha meritati tutti sul campo, l'abbiamo visto. Però come si fa a non aver paura di quello che può succedere? Cioè ci dobbiamo aspettare di tutto? Ah, ma devo dire una cosa, io sono scaramantico, però su 8 partite che rimangono, Antonio, scusami se ti interrompo. All'inizio del girone di andata, all'andata di rimane il girone di ritorno con colleghi dove lavoro io, dicevo wow, Napoli all'andata per un ripartito, è mai possibile che il girone di ritorno perde 3, 4, 5, 7 partite, ma Gianluciano stava pareggiando una volta, stava perdendo una volta, abbiamo perso Calazzi, cioè noi stiamo perdendo i punti per la vita. Ma gli altri, ci può stare comunque, non vi ricordate che non ci siamo fatti un buon, cioè alla fine sono ragazzi che scendono in campo, fanno partite, coppa a partite, partite eccellenti, pure che hanno stracciato un campionato, cioè non possiamo pretendere che fanno sempre grandi partite, questo è poco ma sicuro, però io penso che Napoli queste partite qua importanti non le ha mai sbagliate, perché ha sempre con testa alta, pure se un po' stava il suo gioco, però i pago stiamo perdendo i punti, ma dimmi i punti, posso mettere pure loro fuori gioco, non hanno mai uno. Anche i partiti si vedono così, sì. Juventus tutti i partiti 1-0, come all'epoca vincevano tutti i partiti 1-0,
Ciro, ma secondo te, no, secondo voi ragazzi, questo fatto dei 15 punti psicologicamente non è stata una cosa che psicologicamente ha favorito la Juve? Come ho detto prima, il fatto che gliel'hanno tolti della gara. Anche prima del, cioè quando gliel'hanno tolti, ho detto la Juve psicologicamente l'ho vista più concentrata, non lo so, la vinto iniziata a adesso che gliel'hanno sarà ancora più gasata a mille, ok? Loro ci lamentano del campionato falsato, ok? Ma secondo me, ragazzi, è un punto. Dici i punti quanti sono stati là, tipo, la sera della partita? Ieri. Dopo la partita, sì, alle 5 sì. Precisamente, alle 5 si è saputo tutto. No, questo lo sapevo. Perché tu dici che la Juve ha giocato una merda. No, vuoi dire questa cosa? No, hanno visto i punti, hanno dato proprio un servito in Europa League. Però come ha detto Francesco, per quanto riguarda i 11 punti che sono stati dati, cioè prima tolti e poi dati, ha destabilizzato il campionato italiano, perché tutti convinti, pure il milanista, no? Convinti che stiamo là, non ci tu qua, stiamo sempre là. Ma avendo questi 15 punti in campionato in corso, ma due, non è facile. Cioè, sinceramente, anche per le altre squadre, non solo per noi, perché noi ormai siamo lì e dobbiamo lottare solo per scudetto. Però per le altre squadre, tu togli due milanesi, che stanno scendendo e non riescono ad andare in centro del league. Un danno più economico. Io penso che neanche loro se lo aspettavano. Perché il Napoli nel girone di andata è andato come un trattore, senza guardare in faccia a nessuno, l'ha stracciato il campionato. Quindi loro ci potevano provare quando volevano loro. Non c'era possibilità. Però adesso gli hanno dato l'input, Invece con la Juve, io non credo che abbia penalizzato il campionato e no alla Juve. Perché la Juve, dopo che ha avuto punti di penalizzazione, ha perso parecchi punti per strada. Certo. Ha fatto degli scivoloni del genere, penso che psicologicamente a tutta la squadra l'avrà penalizzato un po', questi 11 demoralizzati un po' di questi però poi le sentenze sanno loro come vanno, quindi poi dopo sono ripresi. E per essere d'accordo per Gaia è difficile, perché Gaia non c'è una cosa del napoletano, non è poco mai d'accordo. Sì, ma infatti ci odiamo molto, Gaia. Abbiamo sfatato pure questo mito. Comunque, se posso dire pure una cosa sulla Juventus. A me è difficile odiarmi. Comunque, se posso dire un attimo la mia, cosa penso su questi 15 punti della Juventus. Allora, come penso siano d'accordo tutti, dare questi 15 punti alla Juventus forse è un bene per noi, perché così non possono dire nulla, insomma abbiamo vinto un campionato, insomma un scudetto di carta, insomma di cartone, insomma come molti già stavano dicendo. Poi ovviamente adesso che il Napoli è uscito dalla Champions per Coppa del Milan, adesso se il Milan non va in Champions godo ancora di più, però purtroppo ci va la Juventus. Ci voleva proprio non andare alla Juventus e Milan, però se devo scegliere in questo momento devo scegliere tra Milan e Juventus, preferisco la Juventus che vada in Champions, sinceramente. E l'odio per il Milan ora ha superato quello calcistico sempre. Questo è annuale. Questo è perché per adesso l'odio annuale. Esatto, perché insomma adesso stanno ancora qua, insomma in carne l'uscita un termine, capito? Quindi vai, una parola a Nicola. Nico, parla ogni tanto. Nicola, vai. Stai ascoltando? No, io penso che parlando questa la partita del campionato della classifica, di Monopoli, comunque il campionato italiano sono due classifiche, una dalla Lazio in giù e un'altra in Napoli che sta facendo il campionato con i fantasmi suoi, gli anni che hanno sopportato, tutti i sconfitti che abbiamo fatto, tutte le partite, e sta combattendo un altro di fantasmi e noi tutte le preoccupazioni. Quindi il Napoli sta giocando con gli scheletri che abbiamo nell'armadio. Il Napoli deve portare questo scudetto a casa. Detto questo,
La Juve hanno dato i 15 punti, sta bene, e sono d'accordo, mi fa piacere. Però voi pensate una cosa, la Juve hanno dato 15 punti, la curva è stata riaperta, voi penserete che bello, ma loro saranno motivati. No, perché noi siamo usciti dalla Champions League, ma il Napoli ha giocato, quindi non è che Napoli ha passeggiato. È la Juve che ha giocato diciamo in Europa League, per quanto mi riguarda, non ha preso proprio gioco, ha sofferto lo sport di tutta la partita. Se Napoli gioca da Napoli, veramente non ci sta proprio partita. Non c'è partita. No, dico sempre, però adesso insomma, io ti vado un po' contro questa cosa. Perché adesso il Napoli per me non sta nel suo periodo migliore, come sto vedendo. Cioè, ha pareggiato, insomma, sta pareggiando in continuazione. Abbiamo perso, siamo usciti dalla Champions, che nessuno se l'aspettava in questo periodo, in questo campionato soprattutto. Cioè, dopo questo campionato. Adesso l'uscita dalla Champions non so quanto potrà influire sui giocatori, spero che subito diano la risposta come è andato contro l'Atalanta dopo la sconfitta contro la Lazio, lo spero, però non sarà una partita facile perché la Juventus sicuramente dopo aver riavuto i punti vorrà ancora dimostrare di più e speriamo che ci vada. Hai ragione, però ti voglio dire una cosa, il Napoli ora, noi eravamo allo stadio, no? Io dopo che, quando è finita la partita, sono stato là, i calciatori hanno fatto il giro di campo, io l'ho visto in faccia, perché sono venuti vicini, perché io stavo lì distinto, più o meno, Osimhen è venuto quasi vicino, in faccia, erano tristi, però loro, tenevano che la faccia in dell'occhio, il sangue negli occhi, che la partita, loro comunque hanno sofferto, quindi il Napoli, mo, tiene questo tricolore da vincere, che di punto, dici? No, scusa, Nico, quando Giroud ha sbagliato il rigore, ha parato Meret, non so se avete visto, c'è un video dove Cavaschella, Cava e Osimhen esultano come dei pazzi. La partita è vero, però loro ci tenevano a qualificarsi. Non è che l'hanno giocata tanto per il Napoli l'ha giocato con il sangue agli occhi. No, dico, quella rabbia mo che loro sono usciti, no? Quindi sul campo, mo che andiamo a Torino con la Juve, quella rabbia deve venire fuori su quel campo, perché quella partita là, mo capiciamo, è da pur scudetti, 3 punti di domenica, sono fondamentali pur scudetti. Mo. Sì, ma tu automaticamente se vinci domenica, secondo me devi iniziare a colorare anche di rosso, devi attaccare anche la parte di rosso sulla maglietta, una piccola parte di rosso l'attaccare, perché tu se vinci a Torino, sì, sono 3 punti pesantissimi. Certo. Però ovviamente se vinci a Torino non mi è a perdere contro Monza, oppure mi tende a pareggiare contro il Monza, capito? Sì. Qua dice, ma sì, ripeto, finché giochiamo il merda, come giovedì ce ne fate due. Ma lei ha ragione, perché la partita di giovedì è scandalosa, ma ci vado laggiù. E però vince, ma se mi tu la porta voi. A proposito di Gaia, tu credo domenica allo stadio, sei contento della riapertura di questa curva? Guarda, voi siete contento? Perché prima ha citato anche Nicola. Qui cosa ne pensate? Guarda caso, 15 punti, la riapertura della curva. Tutto vergogna quando giocano contro di noi. Franci, come fai a non aver paura? Eh? Come fai a non aver paura? Ma no della Juve. No, appunto, Armando, quando io parlo di paura, cioè, capisci che pure tu pensi che ci siamo intesi prima, non era paura del gioco della Juve. Armando dice paura, si capisce, disarmando paura tra virgolette da là. Hai capito quella parola lì, Nico? Non ho paura. Allora, perché sta venendo un po' di cose strane, dico di la verità, pure con Ciusa contro il Verona, che è stata fischiata alla fine, che noi stavamo attaccando. Non so se avete notato questa cosa. Sì. Ci devono essere degli ulteriori secondi di recupero, almeno 30. Invece l'arbitro in Champions testare, però la Champions la voglio escludere dal campionato. Però sto vedendo dei movimenti un po' strani. Il problema è che noi ci possiamo lamentare 10.000 volte dopo la partita, ci si lamenta benissimamente, ma al finale il risultato quello rimane. Sì, lui, se dobbiamo perdere oppure pareggiare la partita, il boccone ci rimane sempre a noi tifosi, mai allora, mai, capì? Stavi dicendo, Rosa e Ciro? Allora, ora in Napoli non si può permettere di fare delle partite dove vince 1-0, secondo me 2-0, 2-1, deve da buttare 3-4 pallonari in te, Napoli, perché così vedi come quanto sulle... ad azione in gioco ha fischiato,
quando doveva dare almeno altri per due volte l'ha fatto sia col Verona pure con un'altra squadra, diciamo, che stava andando verso l'azione politica. Ma l'azione in aria non si fischia mai alla fine. Cioè tu devi far proseguire l'azione, non esiste. Però non facciamo i complottisti, siamo tutti noi, malafide, con noi in malafide, ora a fine che non ci godiamo questo fine campionato, perché ce lo meritiamo veramente, dopo 33 anni ce lo meritiamo. E che ditemi, questa è una vittoria non solo calcistica, ma questa è una vittoria veramente contro tutta l'Italia, metà Italia, non tutta, come sempre stato. Metà Italia, perché stato. Non è perché uno vuole fare la vittima, ma chi si aspettava con Napoli? Secondo me perché per 33 anni e 19 anni in Serie A un Napoli non ha mai vinto niente, cioè lo scudetto? Il sistema Marcello Stivare. Eppure ce l'ha fatta, cioè se la poteva fare altri anni. Ricordiamoci gli episodi che sono successi quando il Napoli ha quasi sfiorato lo scudetto e perché non l'ha vinto. Ricordiamo. Secondo me questi giochetti di potere ci sarebbero stati se il Napoli fosse stato lì a pochi punti di differenza, ma dato che Napoli l'ha stracciato il campionato, perché Napoli il campionato lo può vincere solo così, stracciandolo totalmente contro tutto e tutti, perché i giochetti li fanno, li iniziano a fare a metà campionato quando vedono che la situazione che diciamo, questo discorso lo porta avanti Paolo Del Genio, lo porta avanti lui. E prossimamente sarà ospite ad Arena Sportiva. Sì, oggi un mese andrò in Buccini. Prenotate, pago pure. Prossimamente, no subito. Che mostro. Non preoccupate. È uno che non si tiene nemmeno, cioè non si tiene niente a bocca, parla sinceramente. Stiamo provando, io e Antonio ci stiamo provando. Poi il giocatore, ovviamente, poi il giocatore, alcuni giocatori. Noi ci stiamo provando anche. Allora, già detto di, diciamo tra virgolette, ci ha fatto capire una cosa positiva, però ha dei magari ha dei standard da rispettare. Logicamente ha le sue cose da fare, però è un ottimo ospite, anzi sincero, è sempre stato pulito come personaggio sportivo. Ma Rocca, hai fatto questo colpo? Se succede, cioè, quando avrai la conferma si dovrà pubblicizzare, lo mettiamo ovunque. Allora, ma quanti soldi tiene Rocca? Scusami. Ma quanti soldi tiene? Parliamo altre cose. Ci sarà anche Osimhen a fine campionato, non so. C'è pure Cavale che dobbiamo parlare di Andò. Comunque dalla chat dicono sì, perché è inutile punire la curva per un tot di persone, che tanto poi tornano e lo rifanno nella prossima. Gaia dice pure non è vero, io odio la squadra che poi odio calcistico, quindi odia solo la squadra. Si può tranquillamente innamorare di un napoletano, quindi non è escluso. Vabbè, continuiamo. Anzi, poi dice il cuore, dice Conte e Verona dobbiamo ringraziare anche Ngong, che ha sbagliato quel gol che era gol, diciamolo. Ngong, giusto parola, l'hanno pigliata a Ngong, se no in mezzo alla virgola, metterlo in mezzo al campo. Perché guarda, una cosa incredibile. Quando è rimasto tutta la porta, la butto fuori, vabbè, comunque dice, stiamo rischiando, sì è vero, mi sono innamorato della città di Napoli. Comunque il fatto della curva non è giusto, perché se fanno i cori razzisti, è una pianta pesante in questo paese, non puoi aprire una curva come se fosse. Voglio, per me è stato un errore, perché poi Gaia dice tanto lo rifanno, e beh, i sistemi per non fare fuori più ci devono essere, altrimenti qua diventa una giungla. Perché mo che può succedere? Non tutti i stati ora possono fare urlati razzisti. Tanti che te lo faranno sempre. Non è giusto. Però noi siamo stati puniti pesantemente, ragazzi, quando è capitato qualcosa. Ci hanno chiuso per quanto tempo le curve, se non lo stadio, qualche anno fa? Allora, lo stadio ce l'hanno chiuso ci hanno fatto fare trasferta a Campobasso, ci hanno chiuso per tre giornate e ci hanno trasferito a Campobasso. Però ricordo, però là ci fu una cosa abbastanza grave, la lite fra i tifosi dell'Avellino e i partenopei.
Fatelo bene, diciamo. Cosa avete combinato? Fatelo bene. Che avete combinato? No, noi siamo brava gente, sono gli ultras che hanno fatto casino. Guaggiù, allora, come la vedete la partita di domenica? Non dicite da zone e tutte queste cose così, dicite come la vedete, come l'affronteremo e come stiamo mi. Perché giocheremo con parecchi infortunati. Povero Mario Rui che fine carriera, cioè è finita la stagione. Vai Rosa. Ma aspetta, addio Mario Rui perché altrimenti c'è la sentenza, carriera finita. No. Vabbè, a parte gli scherzi, siamo un bocca al lupo a Mario Rui che sembra che sia finita la stagione quest'anno, purtroppo. Sì, è vero, hanno fatto tatuaggi di Mario Rui in Volevo fare un attimo un appello. Un appello a tutti i tifosi di Nuvoli, perché ho visto veramente piangere questo ragazzo in mezzo al campo, Kvara, e non è stato bello dirgli delle cose. È il nostro figlio, il nostro figlio. Vabbè, comunque non è stato bello su tanti social, anche diciamo personaggi come avete detto voi, diciamo tifosi. Occasionale, perché sono un tifoso occasionale, dirgli delle cose brutte sul personaggio, perché ricordiamoci che è il suo primo anno che fa Kvara, 12 gol, 12 assist e ci sta facendo vincere un campionato, quindi un po' di rispetto ci vuole per i grandi giocatori. Tuteliamo i nostri giocatori, va giù, ne facciamo mai del male, né fisicamente che neanche nei commenti e nei social, perché questi ragazzi stanno facendo una cosa che non... Tuttora adesso nessuno si aspettava, quindi tuteliamo, perché avete visto bene l'episodio che ha fatto, come detto tu, in mezzo al campo col Milan. Osimhen, quando Kvara stava a terra, Osimhen è andato vicino a Kvara, ha detto alzati e stai con la testa alta, perché veramente ammazza, orgogliosi che lo stanno facendo. Sì, ma sempre, questo appello lo facciamo sempre, anche se lui un giorno andrà via. Sempre non voglio toccare in nessun modo. E voi io non mi sbaglio mai, vedete questo lo vedrete, proprio alzare trofei importanti, pur se non sarà con il Napoli, non fa niente, è un grande giocatore. Allora voi, ritornando al fatto, la partita domani come la vedete? Sinceramente, per essere sincero, io la partita con la Juve la vivo con più emozione di quelle che ho vissuto anche in Champions League. Una partita particolare. Cioè, io quando ho visto che nei sorteggi ho preso il Milan, mi è dispiaciuta, ho detto, ma no, perché il Milan? Non lo voglio prendere, perché so come giocano il Milan e l'Inter. Volevo prendere, onesto, o Real Madrid volevo prendere, perché se era scemo con una squadra come Real Madrid, non volevo prendere il Milan sapendo come giocano il calcio all'italiana, diciamo, volevo vedere una squadra che gioca a viso aperto come lui, così era più spettacolo. Beh, ma più che però altro, insomma, io la vivo con tanta emozione e la voglio vincere, cioè io voglio vincere quella partita, pur se fosse settima in classifica, io voglio vincere la stessa partita, pur se non vinco con scudetto, io voglio vincere la partita quella là, perché per me è come, no, per la Juve, per i tifosi, che tantissimi tifosi della Juve li stimo, anche dagli amici, o per la squadra, per l'amore di Dio, che mi piacciono i calciatori, proprio tutto quello che si tira ne fa, e i loro tifosi danno pure ancora ragione, capito? Proprio tutto quello che si tira ne fa, allora è perché ci odiano, no a noi ma alla squadra, che pure la squadra non ha fatto niente alla fine, cioè che uno odia la squadra, ma che hanno fatto i calciatori? Come sarebbe come
La vinciamo con due gol di scarto. No, Will Davids è a Vincim, perché sta Osimhen, però Milan è forte. Non si sa, non sapeva neanche lui quello che doveva dire. No, a Vincim, ma vi rispettiamo quattro con a Vincim. Clippate questa cosa, clippate questa cosa, perché è stato bello che ci detto di noi vinciamo. Oh, ma non dovresti contro Milan questa cosa. Questa è, la, oh, questa è una cosa sincera da dire, no? Una cosa bella. Perché è un maestro obiettivo per tutte cose, non solo ci ha mandato una rete telecamera e computer. Sì, dobbiamo essere genuini. No, come siamo pure così nella vita, così pure Nicola è fatto vita. Così, è genuino. Quando ti deve dire la cosa, la dice e basta. Quindi per me è una volta vinto. Nicola, se state qua, Nicola ha detto 6. Io ne dico 7. Ma si incazzi, ma si arriva in live qua, non ci sono per mano, ma noi passiamo, ci divertiamo. Stiamo giocando, ragazzi, perché vinca il migliore. Sarà una grande partita. Arma, arma, arrischiato, arma. Io tengo paura, ha già fatto. Mancano paura. Vabbè, sì, è un po' d'ansia, c'è un po', ha paura, arma. Di quella partita... importante. Cioè, ci siamo alla finale di Champions League, ma non è come l'Anzi Napoli. Bravo. Che ho paura io, ripeto, oltre a quello, è che a noi per esempio l'uscita della Champions ci può far perdere la cava, allora i 15 punti li può incoraggiare. Questa è la mia paura. Però se Napoli gioca da Napoli, confermiamo quello che abbiamo fatto all'andata. 5 più 5 uguale 10. Vabbè. Nico, tu confermi il tuo pronostico? Sì, lo confermo, anche perché secondo me Napoli se gioca come sa giocare, non ce ne sta, perché la Juve attualmente non la gioca. No, la Juve si può pure difendere e farti contropiede come ha fatto il Milan, ma la Juve non ha le A. Se ne Vlahovic attualmente non sarà di fuori. Però comunque, come dice pure Armando, sono d'accordo, è pure come dice Rossi. È sempre una partita affascinante, perché storicamente per noi napoletani è sempre stata una partita che aspettavamo tutto l'anno. Tipo come un derby di Roma, la Roma l'altra del Maiù. Quindi, però quest'anno lo affrontiamo con la consapevolezza di essere primi in classifica, uno scudetto che siamo conquistati. Quindi per me Napoli va là da campione. Va là e dobbiamo vincere. Senza sé e senza mo. Senza più niente. Oh, ragazzi, la Juve è chi ha vinto lo scudetto per 9 anni di fila. Ma le altre dove stai? Io faccio l'imposta. 9 anni di fila lo scudetto ha vinto, perché con Collor è più entusiasmante giocare. Ma poi calciatori comunque ce li ha, attenzione, Morabio, Danilo, vero. Rispetto, ma non paura, ma è là, a me posso io con questo. Ma quello che accadrà. Comunque ha scritto Sama Gaia, se tu tieni paura io faccio un infarto direttamente. Amma. La c'era la live reaction della partita Juve sì. Napoli, sì. Ciao fa. Io non la farò. Mandrino, ma tu non la farai? No. Allora c'è scritto la live reaction la farà ogni volta che c'è sta porta Gaia è live io un Napoli perde ci sarà Gaia non ci sarà allo stadio, che peccato. Sarà allo stadio, no meglio così andò, sì così. Allora Armando sta dicendo qualcosa, no sì sta dicendo qualcosa, dice. Franci Arma sta dicendo qualcosa con la ADL Armando De Laurentiis. Ho detto da fare un po' così noi. Faremo paura. Ragazzi, diciamo io che poi siamo qua. Ragazzi, niente, cosa dire? Forza Napoli, domenica sarà per me sempre una finale quando giochiamo con la Juve. C'è poco da fare. È una partita che sento più delle altre. Da sempre, sì. Per sempre. Sarà così, quindi anche loro la stessa cosa pensano. Comunque. Ma adesso, forse adesso sì, in passato secondo me non tanto. Sì, in passato di meno, adesso forse di più. Però è sempre una cosa che abbiamo alimentato noi, ma perché noi siamo sempre per
il calcio pulito, quelle, noi siamo andati sempre contro il sistema Juve, più che altro. Sì, sì. E che è la campionazione? Dermi di Diego Armando Maradona, finiamo. Sì. Allora, io ti dico la mia, che se per scasalmente, malagoratamente perdiamo, se a settimana sarà ricordato peggio come la caduta della borsa di Wall Street in America. Ma sì, se perdiamo. La settimana nera proprio, cioè vanno a picciolumini, cioè io... Allora, penso, se non facciamo il risultato contro la Juve, penso che l'umore sarà proprio pessimo, peggio di sta settimana. Io dico la mia, cioè, forse scaramantico tutto il resto, io tengo una brutta impressione. La penso come Armando, la penso. Non mi uccidere la prima volta che ho paura, concedetemi, adesso ho paura. Dobbiamo vedere com'è l'impatto quando c'è il mezzo campo, perché... Però già da adesso siamo quello che ha detto lui, che ha detto Rocco, no? Mi sta salendo l'ansia. Cioè, no, perché so che se perdiamo anche questa, la proprio in morale a terra, proprio l'ambiente proprio dei noi tifosi. Speriamo di noi, nel momento meno adatto, secondo me, sta partita. Speriamo che Napoli fa il primo quarto d'ora come l'ha fatto con Milan. Se il Napoli fa quel primo quarto d'ora la Juve, con questa Juve, non dica niente, ma non c'è stato proprio partito. Ragione. Se pedimmo scusa. Però ma la Juve io ho fatto una promessa. Se succede non seguirò più Napoli. Ma io l'ho fatto. Io l'ho detto la mia. Ma se perde lo scudetto, no? Gli ultimi 4-5 campionati. Ma Gris, tieni ragione. Non è possibile. Sì. Non è possibile. Comunque io invece penso, come già ho detto prima, ho anticipato prima, per me non sarà una partita facile, visto che la Juventus viene da un momento positivo in questo momento di campionato, il Napoli dopo l'uscita della Champions non so come reagirà, però siccome siamo una grande squadra lo sai cosa ti tiene in vita? La speranza che i centri scommessi hanno provato già quando hai capito? Che ha giocato Napoli campione, già sono stati pagati. Per esempio, sta cosa per me è surreale. Chi ti inviti? Se ti scommessero, no? Invece è stata una furbata. È stata una furbata perché tu, così l'anno prossimo, tu inviti la gente a puntare di più. Capito? Perché giocherà, sanno che riceveranno la scommessa vinta già prima. È tutta una tattica, e poi non pagheranno le tasse, fattureranno prima, è tutta una tattica. Rocco, tutto quello che dici tu, però dico, hanno pagato prima, e fa che succede che hanno vinci, che fa? No, ma non so fesse che ti pagano così, ti hanno dato dei buoni che tu puoi consumare. No, Rocco, hanno pagato. Soldi liquidi. Sul conto un mio amico, Paziano, ma no uno solo, parecchi amici. Però ho visto con gli occhi mi seguo all'inizio del campionato, un euro. La settimana scorsa ci hanno dato 30 euro. Perché c'era la bulletta, è uscito vincente, Napoli campione di Italia. Cioè, se io gioco adesso un euro su, mi danno 30 euro. No, vinci 30 centesimi. Anzi, ce l'ha dato allora. Lui sul conto aveva un euro. Ha buttato quell'euro sul Napoli campione d'Italia. Inizio campionato. E settimana scorsa gli hanno erogato i 30 euro della vincita, ma l'hanno fatto a tutti, quasi tutti i centri. Adesso giocano un po' più campi partiti, ma già sanno tutto. Capì? E quella era. Vabbè, comunque va Alex, se non fate vincere lo scudetto. Comunque volevo fare un attimo l'ultima domanda, visto che nelle ultime ore si sta parlando molto di questo calciatore, sul calciomercato del Napoli, ovvero un attaccante argentino ad un 22enne, ovvero Thiago Almada, un classe argentino, come ho detto, sta facendo già il nome,
sembra che già lui abbia fatto, cioè, aveva fatto sabbia come su Instagram, ha già dato qualche spoiler. Voi cosa sì, la cosa positiva è che sa calciare le punizioni e calci di rigore. E poi può fare trequartista alla destra e alla sinistra. Sì, diciamo che se Napoli chiude è un buon acquisto, anche se ha giocato in America, se non è... Ma è già stato convocato in America, con l'Argentina, eh? Sì, ha vinto il mondiale. A 22 anni. Forte. Vabbè, io mi fido di Giuntoli, quindi penso non possiamo giudicare Giuntoli. Abbiamo avuto dei giocatori, però ci ha portato pure un calciatore forte. Cercatelo su YouTube, è vero che il campionato americano comunque è diverso dal nostro, però cercatelo su YouTube, l'ho fatto io ieri, l'ho cercato, è ottimo, secondo me si adatterà bene. Anche il campionato georgiano non era come il nostro, poi maturato da lontano. Si adatterà bene alla nostra squadra, se la squadra resta così sì, com'è. Giuntoli quando va a cercare i quaduri, penso che non si può dire niente, perché trova sempre i ragazzi che sono validi, quindi do fiducia a Giuntoli su questo, se l'abbiamo preso. Questo ragazzi quindi... è un trequartista, però tanto dice sì lo so, infatti pure azzurro, sì è so che diciamo Sarri vuole Zielinski l'anno prossimo, forse sarà il sostituto di Zielinski, può essere il sostituto di Zielinski perché se non va la Lazio se lo prende il West Ham che lo voleva già l'anno scorso. Sì, Sarri lo chiede. Però per me, anzi, posso dire che Elmas, secondo me, è ancora più, diciamo, tecnicamente più forte di Zielinski, secondo me. Però ha giocato poco tempo, però abbiamo anche Elmas che quando viene messo in campo risponde bene. Poi ha già, insomma, da subentrare ha fatto già 6 gol. Infatti. Allora ragazzi, prima di salutarvi mettiamo di nuovo il pezzone di Francesco. Grande, possiamo dire no veramente me l'ha detto Antonio in privato e mettimi una dopo pezzi Francesco che è troppo bella. L'ultima volta quindi ragazzi adesso alzate il volume al massimo, mi raccomando, che adesso si riesce a cambiare. Ragazzi, ascoltate questo paese del mio amico. Mi raccomando, ragazzi, adesso mi metto tra tre. Aspetta. Mettiamo lui protagonista, ragazzi, mi raccomando, dai. Giusta attenzione. Forza Napoli, vai giù. Dai, tra tre. Unico amore. 2-1, let's go. NA081 Napoli. Fatti da parte, scriviamo la storia. Devoto apparteno, ben poco la gloria. 4 giornate per la libertà, la forza di un popolo me mollerà. Mi figlio è Totò, co solo un fronte. Principe in Napoli, sa tutto mondo. Frate and saggio, perché in secca. Se leggenda lo chiunque giudica ogni mondo e paese. Ma Napoli è Napoli, sento sta voce se l'anno me l'hanno. E tutte guadione che già piccerilla. Sanno imparate che hanno avvenito. Chiamaci, signor tuo numero. NA081, l'azzurro nel sangue, un sogno nel cuore. Napoli City, sempre campione. Non ha mai visto Maradona, però si è nato qua. Noi siamo in Napoli, noi siamo in Napoli. Chi prende la strada con stretta di fuori, sento sta voce più grande che suona. Noi siamo in Napoli, Napoli, na na. Ecco qua, che bel scherzo, vabbè, è troppo fisico. Che bomba, ragazzi, che bomba. Orecchiabile, bellissimo. Grazie a lui, adoro, grazie. Che bomba, ragazzi. Facciamo crescere i ragazzi che guardando sono bravo, pare che fanno una stronzata. Non c'è nemmeno che può rimanere a cantare.
e diventano famose, e persone di talento come Francesco vengono, diciamo, messe in secondo piano. Ma comunque questa è solo una minima parte, ma tua canzone completa è bellissima, parla anche di altro. E la già me l'ha fatta sentire in privato, e la prima cosa che ho fatto, uno, mi sono parlato di ritornare alla memoria, due, cantava andare, ci quando se ne andava anche ci cantava, è una canzone che subito ti entra in mente, poi ti getti parole che sono di tutto, qual è vero. Vabbè, stanno facendo i complimenti anche su TikTok. Francia, ti stanno facendo i complimenti anche su TikTok. Quindi, grazie. Qualcosa è arrivato, diciamo, qualcosa è arrivato. Speriamo, Aiu, grazie mille comunque, veramente, per me è importantissimo. Facciamo crescere a Napoli per bene, facciamo crescere a Napoli per bene. Bravissimo. Pensano gli interessi propri, noi pensiamo di essere nostri, noi pensiamo a fare bene di Napoli città e Napoli squadra. Almeno questa è la nostra idea, la mia di Antonio, la nostra idea su questo canale. Ma così deve essere. Tutti quelli là che stanno intorno, noi abbiamo scelto un gruppo di persone perché hanno la stessa mentalità nostra. Per questo, non è che siete stati scelti perché ci siete simpatico, no, perché avete la stessa mentalità nostra. Cioè, sì, quello che pensiamo la mentalità di voi. È vero. Vabbè ragazzi, quindi dopo questa bomba ascoltata, da Francesco, ragazzi, che dire? Sempre forza Napoli. Sempre. Forza Napoli. Napoli, forza Napoli sempre. Ciao Aiu, adesso prima di chiudere qua scrive, raga, ma voi dice parlo grande, tutti, ragazzi, di tutta l'arena sportiva, meritate il nostro sostegno e specialmente che arriveranno tanti lavoranti per tutti voi. Arriveranno. Sempre ciao Aiu, Napoli. Forza Napoli. Forza Aiu, no. Forza Napoli, forza che mi no. Ciao.